Salve a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi in questo nuovo video volevo consigliarvi una storia uscita recentemente che ho letto e apprezzato, ed è La Pawn Prisoner di Kenji Tsuruta. Ma prima, sì, avete indovinato, sigla. La Pawn Prisoner, uscita giusto qualche settimana fa per J-Pop, è una delle prime storie ad essere state pubblicate in quest'anno dall'editore, tra quelle annunciate l'anno scorso a Lucca Comics. Mi era sembrato che al momento dell'annuncio la storia fosse stata accolta abbastanza caldamente dal pubblico italiano, mentre invece al momento dell'uscita in fumetteria, complice magari anche le altre opere che sono state pubblicate in questo periodo, non ho visto molte persone che l'hanno acquistata facendola rimanere sugli scaffali. E visto che io l'ho apprezzata, il video nasce proprio per consigliarvi. E chissà, magari riuscire a convincere qualcuno un po' più scettico oppure qualcun altro che se l'era scordata. Parliamoci chiaro, questo album non è adatto a tutti. Questo volume infatti si presenta come una raccolta di storie brevi, alcune addirittura brevissime, giusto un paio di pagine, pubblicate negli anni dal 2002 al 2010 sulla rivista giapponese Rauken. L'avrò detto giusto? Rakuen. Più un capitolo inedito scritto apposta per la pubblicazione di questo volume. È chiaro come la storia di questo volume sia stata molto strana e travagliata. Infatti, inizialmente queste dovevano essere giusto delle illustrazioni con pochissimo testo o a volte spesso anche assente, che dovevano rappresentare più che altro donne nude. Con il corso del tempo e degli anni si è instaurato un rapporto tra l'autore e il suo editor ed il capo della rivista, che ha portato quest'ultimo ad avere una grandissima libertà all'interno delle storie che esso pubblicava, potendo aggiungere al suo interno uno spettro di argomenti più ampio. Così, oltre che la nudità sempre presente all'interno del volume, l'autore ha deciso di inserire al suo interno gatti e rovine, architetture più che altro sottomarine, con il leitmotiv sicuramente dell'acqua e del mare, essendo questa storia ambientata a Venezia, città che l'autore ha visitato proprio negli anni in cui questo volume veniva pubblicato, dalla quale è rimasto molto affascinato e proprio per questo ha deciso di renderla protagonista insieme alle ragazze e ai gatti di questo suo volume. Ed è questo il motivo che rende la storia non adatta a tutti, sicuramente non a chi cerca una storia classica, dove la narrazione la fa da padrona. Qua infatti non si può neanche dire che sia presente una vera e propria trama. È tutto quanto basato su quegli argomenti e sulle sensazioni, rendendo questo molto più vicino ad un albo di illustrazione piuttosto che a un fumetto vero e proprio. E infatti proprio come illustrazioni nascevano moltissimi dei capitoli qua riportati. Ma la storia, a mio parere, vale l'acquisto. Infatti non mi sono per nulla pentito di aver speso questi 9,90 € proprio per la qualità di queste illustrazioni e come l'autore, con l'ausilio di pochissimi testi, riesce a tratteggiare queste storie, estremamente brevi e slegate tra loro, unite comunque dalle stesse tematiche che fungono da filo conduttore e che vanno tutte a rappresentare le giornate annoiate di questa ragazza, passate tra qualche bagno in mare, a casa a far nulla con il suo gatto o a passeggiare per i vicoli di Venezia. E ad emergere dal volume è sicuramente la tranquillità e l'aria quasi mistica che si respira da ogni tavola, per il modo appunto in cui l'autore decide di rendere tutti quanti i paesaggi e gli ambienti che diventano i veri protagonisti di questa storia. E il volume diventa un qualcosa di molto più legato alle sensazioni, più che una storia, una vera e propria esperienza, così come quando si sfoglia un catalogo di una mostra d'arte. Sicuramente, oltre alle ambientazioni, il vero protagonista è il disegno di Kenji Tsuruta, che può piacere come no, io personalmente lo adoro. Per come anche all'interno di questo volume posso aver notato una qualche illustrazione che non mi è piaciuta appieno, visto che il suo disegno punta molto sulla semplificazione e sulla sottrazione, a volte a mio parere troppo, almeno in alcune storie. Ma comunque, come detto all'inizio, proprio per il modo in cui questa storia è stata pubblicata e per il lungo lavoro che c'è stato dietro durante la pubblicazione, in fatto proprio di anni, non tutte quante le storie e le illustrazioni possono essere di pari livello. Ma secondo me è stata veramente un'ottima mossa quella di inserirle tutte quante in volume, perché nonostante l'idea dell'autore sia cambiata nel corso degli anni, e anche quello che era quello che lui doveva disegnare, avendo col passare del tempo sempre più carta bianca grazie ai piani alti dell'azienda che hanno deciso di lasciare libero spazio al suo estro, hanno fatto sì che si venisse a creare una storia che, per quanto composta da capitoli slegati e one shot, si sono riuniti in questo volume dandogli una grandissima coerenza di fondo. È impossibile non affezionarsi a questo personaggio che vive le sue giornate facendo praticamente niente e spesso facendosi assalire dalla
noia, ma per noi lettori la noia che percepisce la protagonista diventa in realtà contemplazione. Non si può infatti che rimanere estasiati di fronte a quei disegni e quegli sfondi che emanano un'aria mistica e riescono a tranquillizzarti. Infatti io, nel breve tempo che ho impiegato per leggere questo volume, visto che i testi sono ridotti veramente all'osso, mi sono lasciato trasportare dalla storia un po' come la protagonista dalle onde, leggendo una storia capace di farti spegnere il cervello come mi è capitato di leggerne poche. E attenzione, quando dico spegnere il cervello non intendo come quando vedi un film di Michael Bay o merda del genere, tipo quelli coi supereroi che a voi piacciono tanto, ma semplicemente sentirsi così partecipi all'interno di un volume e entrare a far parte di quella che è una storia che parla di quotidianità con tutto quanto quello che ne fa parte. E la vita spesso è fatta anche di noia e banalità, ma l'abilità di Kenji Tsuruta nel trasformare l'ordinario in straordinario è clamoroso. E non so più che cosa dirvi di questo volume se non di acquistarlo, visto che un'opera che vive così tanto di sensazioni è davvero difficile da spiegare a parole. È come cercare di spiegare a parole una canzone oppure un quadro, lo devi vedere o sentire. E effettivamente quello che io ho da dire sul volume è tutto quanto qui. Potremmo anche perderci in estreme digressioni filosofiche, cercando altre chiavi di lettura all'interno del volume, e sicuramente l'autore dà moltissimi spunti per poterlo fare, ma non voglio gettarmi in discorsi estremamente filosofici cercando di dover trovare per forza un senso più profondo di quello che effettivamente la storia, anche a detta dell'autore, ha. Se poi voi qua sotto avete trovato altre chiavi di lettura o vi ha suscitato una qualche emozione in particolare al momento della lettura, oppure se proprio grazie a questo video deciderete di acquistarla e di leggerla, fatemelo sapere qua sotto, parliamone. Ma io mi sento di consigliarvi questa storia, anche se priva di morali riguardo ai massimi sistemi che spesso nei fumetti ci prefiggiamo di ricercare anche in maniera abbastanza inutile, semplicemente per avere in collezione un bellissimo volume realizzato da un maestro del fumetto e dell'illustrazione giapponese, capace di stupire grazie al suo stile di disegno, il suo gusto estetico e il suo modo di comporre una tavola estremamente elegante, nonostante un tratto estremamente sporco e anche a tratti parecchio rozzo e minimalista, senza contare il fatto che è pieno di tette. Anche se comunque in questo volume la carica erotica è praticamente zero, non è manara né un ecchi né tantomeno un hentai, c'è semplicemente una voglia di rappresentare il corpo per quello che è, ossia carne e peli. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, in tal caso potete farmelo sapere lasciando un mi piace a questo video. Fatemi sapere anche qui sotto se avete acquistato questo volume, che cosa ne avete pensato, oppure se lo acquisterete dopo aver visto questo video. Vi ricordo che potete iscrivervi a questo canale per non perdervi nessuno dei prossimi video che farò uscire e di seguirmi sugli altri miei social network, della quale trovate i link qua sotto in descrizione. Spuntate la campanella e bla bla bla, sì, tanto lo sapete. Ciao a tutti ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo video.